L'anno scolastico a Teramo riparte con qualche turbolenza, un rientro complicato dovuto soprattutto alla delocalizzazione di alcune scuole superiori forzatamente smembrate per criticità sismiche. È il caso dell'Istituto Professionale Alessandrini Marino, frammentato in più sedi, in attesa da anni di una sede unica. Uno spezzatino che docenti, studenti e genitori non sono più disposti ad accettare. E così si scende in piazza per protestare e chiedere di poter occupare le aule dell'adiacente liceo scientifico Einstein e magari delocalizzare quest'ultimo, riunendolo nella sede dell'ex COMI. Sono ormai 4 anni, questo sarebbe il quinto, in cui purtroppo non avendo più una sede definitiva, perché l'IPSI è stato chiuso a causa del sisma, diciamo, dell'agosto del 2016, e quindi definitivamente poi chiusa un'aula che avevamo ristrutturato nel 2017, e siamo stati sparpagliati in soluzioni transitorie, provvisorie, da 4 anni. Cosa chiedete? Chiediamo una situazione che sia giusta per tenere i ragazzi vicini ai laboratori, perché ovviamente questa situazione di, abbiamo chiamato noi, spezzatino, purtroppo ci impedisce di avere le ore giuste vicino ai laboratori, che sono lontani, e quindi i ragazzi ovviamente devono fare, perché i ragazzi professionali devono fare, oltre al fatto che ovviamente c'è un discorso anche legato a quella che è tutta l'armonia anche proprio dell'Istituto Alessandrini Marino. In un'affollata riunione nella sala consigliare della provincia di Teramo, alla presenza di presidi, del direttore dell'ufficio scolastico provinciale e di tecnici, il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, ha tuonato contro queste proteste, ritenendole inutili, discussioni sul nulla, visto la situazione attuale che vive il capoluogo teramano, città terremotata dal doppio cratere sismico. È già un miracolo che 500 alunni possano rientrare regolarmente in classi sicure. Non abbiamo problemi di classi, di spazi, non ce li abbiamo. Veramente, io comprendo solamente e accetto lo sfogo, anche gli insulti, ne ho fatto sempre una carriera, l'ascolto, anche quando avevo ragione, degli insegnanti, dei genitori e degli alunni, perciò non capisco quello che sta accadendo. Vi ricordo che amministro da 2 anni e qualcuno si dimentica, la provincia, un anno abbiamo avuto un blocco, se ne siamo già scordati, il lockdown non lo siete scordati tutti quanti? Oggi dobbiamo solamente capire come organizzarci per quest'anno, sapendo che la ricostruzione parte veramente nel 2022, di 3 edifici. E se oggi discutiamo per il nulla, lo dico ai dirigenti autorevoli che vedo qui dentro, che facciamo l'anno prossimo? Che parte la ricostruzione e dobbiamo delocalizzare 500 alunni?